Buonasera a tutti, bentrovati. Abbiamo in collegamento dal Canada, da Montreal, il nostro presidente Joyce Saputo, al quale faremo una serie di domande che ci hanno mandato i giornalisti bolognesi. Presidente, benvenuto. Buonasera, io procedo subito con la prima domanda. Grazie, grazie, è un piacere di essere qui con voi. La prima domanda è di Repubblica. Dopo 6 anni a Bologna, pur avendoci passato relativamente poco tempo della sua vita, cosa pensa di aver capito della città? Pensa di essere stato trattato secondo le sue aspettative? I have to say that the city and the fans have been very, very accommodating to me and to my family. Even during the difficult periods, they understood the level of investment that we're in the midst of making, and they've always been behind the decisions that we have taken. The media, on the other hand, not always been as welcoming, but I understand that that's their job, and I accept it. No, but I have to say that it's been very heartwarming. I said it before, and I say it again, is that I think in choosing Bologna, I've chosen the right city in order to invest in soccer. La seconda domanda ci arriva da Gazzetta. Quanto pensa che il Covid abbia rallentato la corsa verso l'Europa e fra quanto tempo pensa che sia possibile agguantarla? We have to remember that back in July of 2019, we put a plan in place. This plan was to be put into effect in the summer of 2019 for the 1920 season. And at the same time, we heard of Sinisa's medical condition. When everything seemed to be back on track towards the end of the 2019, December of 2019, then we were hit with COVID. So to date, I have to say that we haven't been able to fully execute our plan, but what's important to understand is that we never moved from what we put in place as far as the expenditures and the investment that we want to do, what we wanted to do. So again, I feel that we have a plan, and we continue to work within that plan from a standpoint of investments in Bologna. Adesso la domanda dell'ANSA relativamente allo stadio, la crisi Covid può rallentare o influire sull'operazione e i denari che arriveranno in Lega dai fondi, sapete già quanti saranno? Per ammortizzare le perdite della crisi potrebbero essere impiegati su questo fronte? Concerning the stadium, look, again, I think we're on track of where we want to be as far as the stadium and the reconstruction of the stadium. We're in a position right now is that we need to find an alternative site for us to play. Once we find that site and we establish that site, I think we will, and if that's done within a short period of time, we feel that the construction of the stadium will start in 2022. Concerning the stadium, I have to give a big thank you to the Comune di Bologna and the mayor for their continued support towards this project. As far as the funds that would be coming in from the league, I'm aware of the operation. Claudio's been I've been kept abreast of where it's going, but I think right now it's too early to establish the funds and the amount of funds that will be coming in. But as far as stadium is concerned, I think that we're on track. Radio Nettuno le chiede qual è l'aspetto del campo che le è piaciuto di più della squadra in questo campionato e qual è invece quello che le è piaciuto di meno. The aspect that we have a competitive team with young players, we have seen the opportunities that we have had, which are very, very positive. But at the same time, the fact that we couldn't capitalize on the opportunities that we have, I think, is the greatest deception that I have. Ora una domanda che arriva da Tele Santerno, dal Pallone Gonfiato e anche da Mille Fuori Rovigo. Date le richieste del Mister, ha stanziato un budget per il mercato di gennaio oppure entra qualcuno se esce qualcuno? I know this is something that necessarily our fans don't want to hear, but no, we haven't allocated more money in the budget
for the January transfer window. However, there are opportunities for us to make some room within the current budget. And if the opportunity comes up that there is a player that we feel can make the difference within the budget that we have, we would definitely take a look at that. We've given the mandate to our sporting director to look at the opportunities, and hopefully something will come up. La prossima domanda arriva da 051. Ha mai pensato, dopo le operazioni di Palacio, di portare a Bologna un campione in età più avanzata, come sono stati Baggio, Signori, Di Baio o Drogba, Amorea, che possa rilanciarsi il rosso-blu e trascinare la squadra? I think the answer is going to be shorter than the question itself. Again, the opportunity has not presented itself. And at the same time, it was never part of our long-term plan. However, should the opportunity present themselves and we feel that there's someone that is out there that can definitely help the club within the financial means that we have, we'll definitely take a look at it. Il resto del Carlino le chiede: è soddisfatto del lavoro dei suoi uomini in mercato per Bologna e Montreal Impact, e quindi cosa pensa delle dichiarazioni del suo allenatore sempre sul tema mercato, visto che sembrate avere due modi di comunicare un po' diversi? I don't really feel that the coach and the sporting director are on different pages, but I also understand that the coach's pressure is week to week, whereas the sporting directors needs to work more on a long term. So although their views of communicating it are different, I have to say that I definitely feel that we as a whole organization, both from an administrative standpoint and also from a technical standpoint, I think we're all on the same page. Ora una domanda che si arriva dal Corriere della Sera, ma anche da tutto Bologna Web. Da 5 anni il club perde diversi milioni di euro ogni anno e contemporaneamente i risultati sportivi non vanno oltre la salvezza, più o meno sofferta. È soddisfatto da questa gestione? Cosa manca al club per avere traguardi sportivi più ambiziosi o quantomeno per essere più sostenibile economicamente? I think during the last 5 years, I feel that we've improved this organization from the inside out. We have remained competitive. We have gained respect within the league. We have put a project in place to restructure the stadium. We put a plan in place to invest in the club. During the worst pandemic in our lifetime, we have been able to secure the jobs of our dedicated staff. I think it's a great start to a long-term project, and this is something that I know I wasn't going to be able to do all alone. So to answer the question, it's yes, I am extremely happy, and I look forward to the continued support of our people in order to bring our project forward. Chiudiamo con la domanda di Rete 7. Visto che il Bologna, per causa di forza maggiore, ha un po' frenato il suo processo di crescita sportiva, non si rischia di ridimensionare l'efficacia di un allenatore molto ambizioso? I don't think that we slowed our process. We put a plan in place. We had set aside a certain amount of funds that we would invest in the club. We have done that. And we continue to do that. You take a look at the club today and the number of young players that are actually part of the starting lineup, you see that we are doing it. So I don't necessarily feel that the COVID has stopped what we wanted to do as far as growth. Maybe it slowed down the end result, but I don't think it stopped us from doing what we wanted to do, and we continue to do that regardless on the revenues or lack of revenues that are coming in at the club. Le nostre domande sono finite, Presidente, noi la ringraziamo, so che voleva approfittare di questa occasione anche per fare i saluti a tutti i tifosi del Bologna, quindi lascio il microfono. Grazie Gloria. Per me, come ho detto, per me è stato molto importante di avere questa opportunità di parlare direttamente ai nostri tifosi. Come voi sapete,
amo essere a Bologna con tutti voi, di essere lì con i giocatori, di essere lì con i tifosi, di essere lì con il pubblico. Come voi sapete, mi piace tantissimo essere in città, camminando in città, salutare tutti i nostri tifosi e darvi tutta la mano. Però il tempo è che è molto difficile di farlo, però per me è stato molto importante di avere questa opportunità di salutarvi tutti e di darvi un auguro di Natale e di nuovo anno. Speriamo di ritornare a Bologna il più presto possibile. Allora vi saluto tutti. Grazie Presidente, siamo veramente in conclusione, grazie per questo collegamento, speriamo anche noi di vederla presto e soprattutto di poterci riabbracciare tutti quanti al tavolo. Esatto. Auguri di buon Natale anche a lei e alla sua famiglia, da tutta la famiglia del Bologna e da tutta Bologna, perché sicuramente anche i nostri tifosi, mi faccio io portavoce, le mando un grande auguro di buon Natale. Grazie Grazie, grazie Gloria, grazie a tutti e saluti.